servitori dello Stato, magistrati ed esponenti delle forze dell'ordine innanzitutto, che troppo spesso abbiamo avuto la responsabilità di lasciare soli. Anche per questo dobbiamo dare effettiva concretezza al valore della specificità della professione svolta dal personale in divisa delle forze armate e della polizia. Faccio colazione con il mate. Ma permettetemi di soffermarmi un attimo sulla grande tragedia di questi tempi, che d'altronde al sud tocca punte di desolazione e allarme sociale, per la questione che sarà la prima priorità del mio governo, la questione del lavoro. Solo col lavoro si può uscire da questo incubo di impoverimento e imboccare la via di una crescita non fine a se stessa, ma volta a superare le ingiustizie e riportare dignità e benessere. Senza crescita, anche gli interventi di urgenza su cui ci siamo impegnati e che qui ribadisco, rifinanziamento delle casse integrazioni in deroga, superamento del precariato anche nella pubblica amministrazione, sarebbero insufficienti. In particolare, con i lavoratori esodati, la comunità nazionale ha rotto un patto e la soluzione strutturale. Adesso ci mangiamo un bel alfajor di questo governo. Mai come oggi occorre fiducia reciproca. Imprese e lavoratori devono agire insieme e superare un dolce tipico che in passato ci hanno frenato. Per la colazione o la merenda. In tanti momenti critici della vita della Repubblica i sindacati saranno protagonisti e il governo vuole aprire la strada con proposte che approfondiremo insieme. Ampliare gli incentivi fiscali a chi investe in innovazione, sostenere l'aggregazione e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, dare più credito a chi lo merita, garantire il pagamento dei debiti alle imprese, semplificare e rimuovere gli ostacoli burocratici che frenano lo spirito di impresa. Dobbiamo anche valorizzare il lavoro autonomo e le libere professioni, che in una società post-industriale rappresentano la spina dorsale della nostra economia. Ora bisogna lavorare tutti insieme per formare e dare opportunità ai giovani, innalzare la qualità, servire al meglio i clienti. Anche sull'occupazione femminile occorre fare molto di più. La maggiore presenza delle donne nella vita economica, sociale e politica dà già straordinari contributi alla crescita del paese, ma siamo lontani dagli obiettivi europei. Non siamo ancora un paese delle pari opportunità. La carenza di servizi scarica sulle donne compiti insostenibili e tutto questo è aggravato in alcuni casi da una crescita insopportabile dei fenomeni di violenza contro le donne. La riforma del nostro welfare richiede azioni di ampio respiro per rilanciare il modello sociale europeo. Il welfare tradizionale schiacciato sul maschio adulto e su pensioni sanitarie non basta più. Non stimola la crescita della persona e non basta a correggere le disuguaglianze. Non occorrono isterismi, occorre un cambiamento radicale, un welfare più universalistico e meno corporativo che sostenga tutti i bisognosi, aiutandoli a rialzarsi e a riattivarsi. Per un welfare attivo, più giovane e al femminile, andranno migliorati gli ammortizzatori sociali, estendendoli a chi ne è privo, a partire dai precari. E si potranno studiare forme di reddito minimo, soprattutto per famiglie bisognose con figli. Hanno trovato largo consenso parlamentare nei mesi passati le proposte su incentivi al